fai? Ciao a tutti, Karim e Marcello in volo sui cieli di Norma. Com'è volare, Marcello? È fighissimo, è una cosa bellissima. Bene, bene. È un'emozione continua. Ragazzo, grazie, ragazzo vale, lo posso dire. Grazie caro, poi è il feedback che fa la differenza. Quando poi sta per terra che scrive, raga, allora sì. Dillo già da su. No, vabbè. Sì, no, vabbè, magari. Ma il panorama, no, guarda che bello. Ma poi guarda, questa ci sono giornate molto belle. Tipo una panoramica così. Si libera proprio la mente. Sì? È un po' una droga, eh. Che bello, esatto. Ciao, tu devi venire a fa. Per Circeo, vedi? Sì. Bello. Casa mia. Non sembra, ma da lontani alla fine, eh. Sì, 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 da lontani, da lontani. Beh, considera che da qua arriviamo spesso a Terracina, eh. Madonna. Non in volo biposto, però, eh. Vabbè, sì, immagino. Però... Sì, presumo che poi una volta che hai capito bene o male come muoverti... Sì. Il problema è che ogni giorno cambia il vento, capito? E allora tu non sai mai come muoverti, come ti posso dire, esattamente in linea, l'ordine delle termiche, capito? Purtroppo, però ci puoi provare. Beh, però è bello anche quello, no? Assolutamente sì. Video che poi mi sono andato un po' a fare un po' di ricerche, perché comunque per capire anche la situazione com'era, no? E c'è stava sto tizio con la GoPro con l'asta e gli si era appoggiato un avvoltoio. Ah, sì? Sull'asta, sì, è una cosa fantastica. Chiudi le gambe. Chiudi le gambe adesso. Thank you.
c'è vento, si è alzato. Infatti ci ha scarrucciato dietro, capito? Ci ha scarrucciato dietro. Noi stiamo uscendo fuori dalla conca con qualche pizza. Perché stiamo davanti va bene. Ma dietro il vento accelera, capito? Adesso siamo usciti. Molto più tranquillo. Ma dietro, mamma mia, quando entri dentro ti tira più forte. Mi sa che fai una bella fatica, vedi con i bracci. Ma adesso sto a far fatica perché sto a tirare i trim, capito? Oltre ai freni. I trim sono gli acceleratori, vedi? Non stiamo accelerati fuori, infatti non so che hanno. Su per giù a quanta altezza, a che altezza siamo? Ah, adesso siamo sui 600 metri, 500 adesso. Prima siamo arrivati a 800, però non siamo scesi. Stiamo fuori. Ve parlate ogni tanto con... Io la radio ce l'ho, però non so se c'è una frequenza come la vita. Sì, di solito quando ci stanno gli amici non sono accesi. Sono anche accesi. Alla fine diventa un po' come un'uscita che è moto. Eh sì. Ma lo è, quando volamo... Quando voli da solo lo è, perché poi c'è gente che se ne va dappertutto, eh. C'è gente che se ne sarà andata a Latina adesso. Cercano di arrivare a Terracina passando sui ripini, l'occa secca dei voci, tutta la parte diciamo, esterna. Vabbè, c'è una terra. E prende anche i correnti, no? Sì, assolutamente sì, fai i costoni. Dai, sti punti che stiamo fermi sono veramente belli. Invece ce l'ha dissolta. Allora stavamo più bassi del costone e ci ha messo sotto vento con lo scarico. Telever fiato tanto è bello. Ma soprattutto ti piace. Ah, io in generale piace, però poi dopo se ti entra dentro quel percorso, mo cerchiamo di arrivare lì su della montagna, cerchiamo di arrivare in termica con loro, vedi? Stanno lì su, stanno tutti belli in termica, noi ci arriviamo pure noi. Vediamo che succede. È che io ho bisogno ogni tanto di ste. Queste emozioni, queste cose. Io c'ho un amico mio che lavora a Pomezia dentro un magazzino, si chiama Sandrino. Chissà quanti sarete lì. Però lui lavora nella distribuzione elettronica e di distribuzione. Magari sarà a Santa Palomba, bella tutta zona industriale, quindi. Impossibile. No, non ho girati tantissimi purtroppo di questi posti. No, però proprio per la mia iperattività e queste cose, chiamiamole estreme, che però ti danno, capito, quella scarica per poter dire ok, mi so, mo posso piano piano ricaricare. Esatto. Sa quanto si sono alzati.
Ops, usciti fuori dalla tenda. Morte. Come te ne accorgi? Fa lo scalino, l'ala. Vedi, fa lo scalino, non sto deficiente senza allarga, vedi te. Siamo in termica e lui mi si butta in faccia, capito? Ok, i classici che vanno a far vedere che sono bravi bravi. No, lui cerca di sfruttare la termica dove sto io. Lui è in monoposto, considera che lui è come se c'ha una macchina da corsa. Noi c'è la mortir, non è facile. Poi vedrai che arrivano tutti sotto di me. Guarda che bello! No, vabbè. Alla fine, ragazzi, sto sul seggiolone della macchina, come i ragazzini. Per la cronaca stiamo altezza montagne. Noi stiamo a 1200, fratello. Bello. Guarda che spettacolo. Eccola là, la vedi loro adesso la presa. Ah, che vanno in su. Meglio di noi. E noi stiamo dentro. Bel freschetto, beh, sta una favola. Siamo là come si forma adesso. Vedi, è un punto di vista diverso da quassù. Sta benissimo, no, io poi lo soffro il caldo, quindi a me sta temperatura mi piace, mi piace proprio. Poi è talmente bella l'emozione che non la sto proprio a sentire. Sta nebbia, sta tutta l'alta pressione. Lo scipione. Quella è una vera da gara, vedi? Quale? Là davanti a quella gialla rossa. Da gara che differenza c'ha rispetto a questo? Vedi quanto è allungata, è un treno, è allungatissima, c'ha la corda alare fino.
proprio divertente. Ti piace? No, da morì. Bene, bene, sono contento. Mo me ne mancano due, poi ho fatto tutto. Mi manca nel rafting e il paracadute. No, quello perché non c'ho mai avuto occasione in realtà, non per altro. Non è stato solo nuvole? Sopra le nuvole, solo con l'aereo. Però che strana la differenza, che in altezza così su questo non c'hai pressione alle orecchie come se magari sali sul paese che ha la macchina. No, certo.